stand Suzuki. Suzuki porta sempre le sue belle bistrom in tutte le salse, in tutti i colori. Questa secondo me è bellissima, ma la mia preferita in assoluto è quella gialla classica. Qua abbiamo sia la 650 che la 1000. Qua ci sono anche un po' di ragazze. Salutoni dal grande pubblico. 50. E non ditevi che non vi porto patata sul canale, eh? Mi raccomando. Questa versione del Burman tutto colorato è molto bella. Abbiamo le classiche SV, le redi della SV. Bellissima la scritta in giapponese, questa è una chicca, che tanti non noteranno, ma bella. La sella qua è fantastica, versione special. Poi abbiamo quelle che sono state presentate come nuove, che ormai sapevano già che c'era, GSX 950. Deve piacere il fanale, a me piace perché è molto cazzutella. Guardate davanti com'è larga. Non sto qua a dirvi tutte le specifiche tecniche, perché ormai intanto ognuno va su internet e se le trova, cioè, scan me. Guardate, volete le specifiche? Guardate qua, scan sul monitor. Abbiamo questa, che è una colorazione, secondo me, spettacolare. Anche questa è stata presentata oggi. Abbiamo fatto una versione retica sulla base della GSX-R. Sentiamo. Le moto Kini, che tra l'altro sono trovarci, a Minsk, 34. Katana, molto particolare la katana. Allora, me ne vado perché sennò disturbiamo il lavoro d'altri. Ecco, questa qua è la GSX-SGT, quella che avrei dovuto provare, però è introvabile in concessionario, grazie. Secondo me è veramente un capolavoro, mamma mia, è bella bella bella. Oh, ragazzi, Kawasaki trema, perché qua c'è anche la versione blu scura. Kawasaki veramente, con la GT è bella, ma Suzuki ha fatto una cosa spettacolare. Sembra un po' un po' lo stile della R1 della Yamaha, C'è anche nera. Versione color così. Carina, opaco. Non l'avevo ancora visto metallizzato. E poi, per gli amanti delle gare e non per ultima, ma non ultima, la Hayabusa, torna in auge. Io avrei paura a guidarla, troppo potente, mi ricorda i film sulle moto